questo romanzo tutte le cose che erano state stampate per piccolo editore in un mese. E mi chiamò il direttore del centro di produzione RAI di Napoli e mi disse: guarda, io ho letto il mio romanzo, mi è piaciuto molto, voglio farlo leggere al mio amico editore. Però chiaramente questo è edito, quindi mi serve un romanzo inedito, tu sicuramente avrai. E io presi le ferie di mia madre e mi feci raccontare altre cose. Siccome il primo era scritto in primavera, era stato ambientato in inverno, quindi aveva molto nebbia, frizzo, e io presi il provo e mi sono riesco a scrivere anche in una stagione bella, e io mi parlo di primavera. Dopo poco, questo tizio di Piazza dice: guarda, ti vuole incontrare a Roma e ti vuole Cacci, ti vuole conoscere. E io non avevo mai visto un produttore in vita mia, non so voi, io non avevo idea, non ero un produttore, per cui mi tagliai i capelli, mi fece la barba, mi sentì il miglior vestito che avevo, preso una borsa vuota, perché pensavo che uno scrittore, una borsa da tenere, non mi pareva brutto di presentare, a mani vuote andai vestito da tenissimo a Roma, per incontrare Procacci invece era Procacci, quindi aveva i capelli lunghi, 5 lettini dall'orecchio e tra l'altro la camicia aperta di campana. Io sembravo il rappresentante della Folletto, proprio c'è questo, ma c'è questo ci mise in contrapposizione. Poi Procacci c'ha il fatto che non dice una parola, dice una parola ogni 20 minuti, per cui io non so se voi avete mai avuto a che fare con gente già terribile. Perché questo mi guarda, fa ciao, salve, e mi manda zitto così con la testa. Poi fa: io so che cosa in mente, io non ho in mente niente. Continuavo a chiedermi che cosa che si mette, ma non c'è più in mente niente. Quindi sorridevo con aria furba e sembravo ebete e facevo di sì con la testa. Non lo so, ma hai scritto l'inverno, hai scritto la primavera, tu hai un progetto sulle quattro stagioni. Avrei detto di sì a qualsiasi cosa e quindi fece un contratto sui quattro romanzi, quattro stagioni di Ricciardi, che io non avevo idea di che cosa altro dire dopo i due che avevo scritto. Quindi cominciai a scrivere il terzo romanzo e dopo il terzo romanzo, questi romanzi Ricciardi ha un po' qualcosa di strano in effetti, perché man mano che li leggono la gente ne vuole altri. Considerate che nella Repubblica Ceca è uscito Il senso del dolore due mesi fa e dopo due mesi loro mi hanno chiamato per comprare gli altri tutti, perché nella Repubblica Ceca, almeno credo che sia il libro di Ricciardi, perché l'hanno mandato, io non riesco a leggere nemmeno una parola, però presumo sia il libro di Ricciardi che l'ho letto, vogliono poi gli altri. E quindi diciamo è andata così, io sono diventato scrittore senza saperlo. E soltanto al terzo romanzo, perché i primi due non avevo idea. E ancora adesso io mi regolo così, cioè quando io scrivo un romanzo di Ricciardi o dei Bastardi, io non pianifico quello che deve succedere ai personaggi, pianifico la storia gialla, perché se quella scrive decide prima, quindi indizi, le prove, il corso degli eventi, quello lo so. Quello che non so è quello che succederà ai personaggi. Cioè io quando mi fermano per strada, mi chiedono: ma quella povera amica, cosa che mi succede a volte, mi succede spesso. Mi dai anche pure la domanda, io la tua domandissima. Ma scusa, posso? No, mi succede a volte di essere con i personaggi seriali, succede di essere con suo padre per strada. Io una volta fui fermato da una signora anziana che mi si parò proprio davanti e disse: lei che Giovanni, sì. Io sono del gioco di vita, dice: lei sa come andio io? No, signore, quanti anni ha? 82. E secondo lei quando posso aspettare per questo? Ha una gioia! Perché sono cose, non sono più tanti. Un'altra volta in un'edicola, manco vicino a casa mia, abbastanza lontano, io compravo dei giornali, c'erano due signori, stavano parlando tra di loro. Uno si gira e mi guarda, schifato. È legittimo che ci scriva. E io dissi: ma un giornale, smetto mezz'ora, e non lo stanno aspettando. Cos'è il giornale?
cioè, quindi diciamo la popolarità dei risvolti anche abbastanza pericolosi. Maurizio, spiegaci questo collegamento tra le canzoni e i libri del commissario, diciamo, questo commissario degli Occhialetti. Sì, sì, la storia delle canzoni è importante perché secondo me spiega molto di quanto noi a volte sentiamo le cose senza ascoltarle in realtà. Io ho scritto un romanzo che si chiama Il fondo al tuo cuore. In questo romanzo muore un personaggio importante, che si chiama Rosa, ed è la tata del Gianni. Questo implicò che io, che avevo in mente di scrivere quattro romanzi all'interno delle feste, e che avevo scritto Vipera, ambientato a Pasqua, no, per mano mia ambientato a Natale, poi Vipera, ambientato a Pasqua, che è il romanzo più regalato all'ex moglie e socia della storia della cultura italiana, e voi direte, intanto mi scrisse uno, il segreto di Giovanni, grazie di aver dedicato il suo ultimo romanzo a mia socia. Non ce l'ho pensato, però vedo che a Natale Vipera ha un'impernata delle vendite, non sarà un caso. Comunque avevo scritto Vipera, ambientato a Pasqua, poi avevo scritto Il fondo al tuo cuore, ambientato nei giorni della Madonna dell'Assunta. Volevo scrivere un quarto romanzo ambientato ai giorni di San Gennaro. Pare che quattro stagioni in chiave di feste, ma quando scrissi Il fondo al tuo cuore io capii che quel libro era conclusivo di quel ciclo, perché la morte di Rosa cambiava le cose in maniera radicale, per cui mi chiesi che cosa potevo usare per il prossimo, per il ciclo successivo. Alla fine di Il fondo al tuo cuore, Livia, che è un personaggio del libro, canta questa canzone del programma che ha così nella giustamente a Ricciardi che non c'è. Questa canzone è una canzone del 34, quindi di 2 anni dopo, che io ho anticipato di un paio d'anni, scritta da Libero Boio. Libero Boio era un uomo non molto, non certo un eroe cavalleresco, perché era piccolo, era grassottello e era sposato con una compagna di scuola, quindi praticamente non aveva avuto avventure romantiche nella sua vita, aveva avuto questo matrimonio e basta. Il mio saluto il mio amico Piero Gianni, è arrivato adesso. Ciao Piero. Ci sono dei posti qui dietro, Ma lui fa apposta di andare, ci si può andare qui. E quindi Libero Boio, un giorno, tornando a casa, Libero Boio riteneva, era convinto, patrocinava questa idea, che una canzone dovesse avere una trama, come un romanzo. Io ho scritto Reginella, ha scritto Zappatore, ha scritto Lacrime Napolitane, quindi canzoni che hanno proprio una trama. Un giorno lui, tornando a casa, incontrò questo suo amico, che non vedeva da un anno, era un uomo ricco, facoltoso, però quando lo incontrò era un uomo estremamente malvivuto, era molto dimagrito, aveva la barba lunga, aveva la camicia sporca, lui racconta che vedeva questo ligo nero sulla camicia che non inquietò molto, e lui non esisteva. E gli chiese che gli fosse successo per dirsi così. E questo uomo disse: no, io l'anno scorso mia moglie mi ha lasciato ed è andata a vivere dopo con un altro uomo. Io questa cosa l'ho capita, mi sono fatto una ragione. Il mio corpo non riesce a rendersi conto. Quindi io sento l'odore, sento il profumo di mia moglie, la seguo e non è. Sento la voce, vado dietro l'angolo col cuore in gola. E non la vedo. La vedo camminare, non mi posso sbagliare. Lei, le vado vicino, la chiamo e invece non è lei. Questa cosa mi sta facendo impazzire. Libero Boio tornò a casa e scrisse quei due versi che avete sentito voi, l'esperienza degli altri, che sono proprio per esprimere questa sensazione terribile, di questo sentimento di vedere una persona, ma di non vederla più, di vederla ma non è lei. E in questa canzone lui dice un altro verso che secondo me è importantissimo. Lui dice: io ho fatto un voto alla Madonna della Neve, se mi passa questa febbre io le do oro e perle. Ora, nello scrivere questo romanzo io mi sono andato a vedere un po' il linguaggio di ex voto è rigorosissimo. Ogni cosa che si dà per chiedere una grazia ha un senso. L'oro, che è ovviamente il metallo più prezioso, si dà in un unico caso,
per le malattie ad essere un Fausto, per le malattie mortali. Quindi quando la situazione è disperata, quando si sta morendo, si regala loro. E le pelle sono le lacrime. Infatti in molte zone d'Italia quando si regalano le pelle si dà una monetina in cambio, perché altrimenti è come se si augurassero le lacrime. Perché il Concilio di Trento le lacrime, le vedove potevano indossare solo le pelle per tutta la vita, perché le pelle dovevano rappresentare le lacrime che loro continuavano a versare per i morti. Quindi le pelle significano le lacrime, ma soprattutto l'oro identifica l'amore come una malattia mortale. Questa è una cosa che narrativamente è enorme. Cioè l'amore al quale noi annettiamo significati dolci, cioè quando diciamo amore ci intendiamo, viene riconosciuto da libero cuore questa canzone passione come una malattia mortale. Attenzione, lui non dice se lei torna io ti regalo l'oro delle pelle, cioè se mi passa io ti regalo l'oro delle pelle. Quindi lui non si augura il ritorno, ma si augura di guarire. E questa è una intuizione narrativa straordinaria. E quindi io capii che questa canzone che abbiamo sentito migliaia di volte, che conosciamo a memoria, che non possiamo mai, che ripetiamo, che cantiamo, che in realtà ha tutto un altro significato, al quale noi non diamo la rilevanza giusta. E questa cosa mi fece capire che le canzoni che noi abbiamo su questo immenso patrimonio di canzoni che noi nella nostra lingua abbiamo, poteva essere utilizzato. Quando lo disse all'editore, perché voleva che tu sei pazzo, disse perché tu devi tradurre in tutto il mondo. La gente legge bene in Trentino, in Veneto, legge bene in Piemonte. Come vuoi prendere le canzoni napoletane che capite poi e manco tutti? Che per esempio i miei figli non capiscono a stento qualche parola di dialetto, cioè noi ci stiamo allontanando dalla nostra lingua. E io che sta andando visto che ci voglio provare, e infatti poi mi hanno dato ragione, io ho preso tre sentimenti, ho scelto tre sentimenti derivanti dall'amore e che però vanno in senso contrario, cioè che possono diventare delle motivazioni di delitto. Il primo è la rinuncia. E uscì con una notte, saluto di già. Il secondo è la perdita. E uscì con voce notte di Eduardo Nicolai. E il terzo è l'Undinella, che è di Rocco Galtieri, una canzone del 1918, che incredibilmente non è conosciuta da tutti, nonostante sia, secondo me, tra le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi, per il tradimento. Noi le abbiamo preparate tutte e tre, chiaramente tu devi andare via perché ho un altro impegno, quindi le faremo alla fine della serata, però da questo punto di vista le avevamo preparate insieme ai musicisti, volevo ricordare e volevo ancora fare un applauso ai musicisti che ci hanno aiutato e ci aiuteranno la serata, sono dei professionisti, Pasquale Ziccardi. Degli anni 30 è passato di Vizzo Dalcù. Ma io avevo scritto già 5 romanzi di Ricciardi, ero arrivato per mano mia, e una volta fui invitato a fare una presentazione. Questa presentazione era tenuta da due scrittori, una scrittrice di libri horror e uno scrittore di saggistica esoterica. In realtà uno dovrebbe informarsi prima su questa. Io invece una volta incautamente ci andai così, innocentemente,
e Camille Nogaro, che poi possono avere altri scrittori nei confronti di uno che vende qualche cosa in più. Perché questi erano interessanti. E cominciano a dirmi, ma tu non pensi, non ti dà fastidio che tutti conoscano Ricciardi e che pochissimi conoscono Giovanni? Io dissi no, quelli di Ricciardi si comprano, non è che... E allora ancora peggio. Poi dissero, ma non pensi che gli anni 30 siano troppo comodi? Perché gli anni 30 sono bellissimi da raccontare. Io, a me vengono un sacco di belle risposte l'indomani, sapete quando ti vengono le risposte giuste dopo? Sul momento no, dissi, vabbè, potevo dire, scrivi pure tu sugli anni 30, beh, sarebbe. Invece, uscendo di là, nella testa mi frullava questa cosa, dice, effettivamente, però è vero. Se uno sceglie di raccontare un periodo e le cose vanno bene, poi dopo tu tendi a dire scusa, ma se questo piace, perché dovrei cambiare? E invece non è giusto, perché io voglio sperimentare altre cose. E allora io mi posto il problema di raccontare anche il contemporaneo, perché vedete, il romanzo nero serve per raccontare la strada. La letteratura cosiddetta mainstream, no? La grande letteratura dei grandi autori racconta la persona al suo interno, cioè racconta le dinamiche personali, le dinamiche familiari, racconta gli appartamenti. Il romanzo nero racconta invece quello che succede fuori, quello che succede all'esterno, non all'aperto, ma arriva all'esterno, nelle case degli altri. E questa secondo me è una chiave importante, perché io pensavo a Santa Maria Capovetta, però quando quest'uomo di 86 anni una mattina si sveglia, prende un'ascia e uccide nel sonno la moglie. Nel sonno. Quindi attenzione, non in un litigio, per cui tu perdi la testa, metti due mani al collo e poi dello scrittore. Nel sonno. Quindi questo uomo non aveva mai dato segni di squilibrio. Non aveva dato segni di squilibrio tra i figli, ai vicini di casa, ai parenti, ai fornitori, a quelli del circolo, dove andava ogni giorno. Quello che la domanda che noi ci dobbiamo fare tutti è: quando è cominciato l'omicidio? La cronaca ti racconta i fatti, e il giornale dice: stamattina questo, si è alzato, anche a quest'altro, si rivela questo. L'attività giudiziaria serve a determinare il colpevole, no? Quindi il processo dura 5 minuti, è stato lui, si è messo seduto ad aspettare che l'andassero a prendere, ha ammesso che sia stato lui, chiuderà. Ma il perché? Chi ce lo dice? Cioè chi è che racconta il perché di questo processo? L'unico modo che c'è di sapere il perché è raccontare la storia. L'unico modo di capire il perché, non ci sono i plastici per le pazzette sopra o le criminologhe siliconate. Possono spiegare il perché il delitto normale. Perché guardate che non è che esiste solo Avetrana, non è che esiste solo Parolisi, non è che esiste Iara Milazio. Quelli sono per quanto tragiche siano quelle situazioni, ma quelle sono divertenti, tra virgolette. Perché lì c'è da capire chi è stato, da capire perché. Ma i casi terribili sono quelli che stanno nelle pagine interne del giornale. Quello di uno che ammazza i tre figli e poi si spara. Quello di una che si picca dopo aver aperto il gas e aver ucciso tutta la famiglia. Queste sono le cose per cui ci chiediamo il perché. E il romanzo mio è sempre questo. Il romanzo nero ha la necessità di spiegare tante cose che noi vediamo. È il motivo del successo del romanzo nero italiano. Il romanzo nero italiano è un momento straordinario. Voi raramente non vedete in classifica sui primi 10, almeno 2 o 3 di scrittori italiani. Perché questo? Perché ogni regione, ogni città c'è i suoi scrittori di romanzi nero. Camilleri e Costa e Piazzese in Sicilia, Carlo Zippo e Carvesi in Puglia, Migro, Cangelli in Calabria,
Lucarelli, Varesi, in Emilia, Vichi, Balbaldi, Recani, in Toscana, nel Lazio, De Cataldo, Manzini, Ricciardi stesso, e così via, ce ne sono in tutta Italia. Questo perché l'Italia è diversa. L'Italia non è un solo posto, l'Italia è molto diversa di regione in regione. Se pensate agli Scandinavi, sono di nazioni diverse ma sono tutti uguali. Cioè, se voi leggete i libri della Lackberg, di Nesbo, della Holt, di Stieg Larsson, voi trovate di Bridason, voi trovate un clima non solo esterno ma anche interno molto simile. In Italia, da Napoli a Roma, un'ora di Freccia Rossa, e poi c'è una differenza etica enorme che genera delitti diversi. Quindi quando io mi riscontro di questo, scrissi un libro che si chiama Il metodo del coccodrillo, che è un libro che parla di due solitudini che si specchiano. Quella di un investigatore cacciato, messo ai margini, che fa il solitario compito tutta la giornata, e quella di un velocissimo assassino, terribile, che in realtà è un vecchietto che nessuno vede, perché è un normale vecchietto qualsiasi, ma che ha il grande vantaggio dell'invisibilità, che poi è il metodo del coccodrillo, no? Perché il coccodrillo, che è un animale uguale a se stesso, dalle origini dell'evoluzione, il coccodrillo è uno dei pochissimi animali come lo squalo che non è cambiato in niente, eppure non vola, non respira sott'acqua, non corre, è quasi cieco, non ha niente di particolare, ma il coccodrillo ha un metodo. Il coccodrillo è in grado di aspettare per settimane che gli capiti a tiro la sua preda e ha un solo colpo a disposizione. Se sbaglia un colpo morirà di fame, ma lui il colpo lo sbaglia. Ecco perché il metodo del coccodrillo fu la mia risposta a quell'intervista, e in quel libro io incontrai e conobbi questo ispettore Rogliato, no? Che alla fine del libro ebbe la curiosità di sapere che succedeva, che altro avrebbe fatto. Il lettore lo fa il lettore in genere, qualche volta anche lo scrittore. Cioè il lettore quando chiude un libro chiude gli occhi e scrive l'altra pagina, quella che non ha letto. Cioè scrive la pagina in più. Il lettore lo fa sempre, perché il lettore ha il diritto di farlo. Quando un libro gli è piaciuto, chiude un libro e scrive la pagina che lo scrittore non ha scritto. Qualche volta succede pure allo scrittore. Quindi i passaggi di Pizzo Falcone nascono dal metodo del coccodrillo e da quella presentazione che fece quel giorno. Come vedete, è impossibile condurre De Giovanni, perché ci insegna delle cose, ci fa pensare, ci arricchisce la nostra cultura personale. Ha poco tempo e quindi io devo stringere, altrimenti poi qualcuno ti tira le orecchie perché i capelli non me li può tirare. E come si arriva in televisione, Maurizio? Poi anche questa è una bellissima esperienza. Guarda, molto meno di quella che, almeno per me, molto meno di quella che sembra. In realtà, innanzitutto, è tutto per uno che quando scrive i romanzi. Io quando scrivo i romanzi mi abbrutisco completamente. Questo è un di scrittura, quindi mi vedete con la barba lunga. E quando io scrivo in un mese, cioè tutti i miei romanzi sono stati scritti in un mese. Perché io devo andare in quel posto, ci devo andare proprio fisicamente. Non sono così bravo da poter scrivere due al giorno per due anni. Io sono uno che deve entrare nel posto che mi ha detto. Quindi io scrivo in un mese. In quel mese io divento un essere subumano. Mi lavo poco per male. Ho fatto la doccia, qua lo dico per le prime file. E mi lavo poco e male, mi vesto sempre con la tuta, scambio spesso la notte per il giorno, quindi mi muovo in maniera un po' diversa. Perché ci devo proprio andare, e proprio fisicamente. La televisione purtroppo non funziona così. La televisione è un lavoro di equipa. Cioè un mare di gente che mette mano alla storia. E questo
come in fisica, no? Quando si applicano tante forze a un corpo in direzioni diverse, è facile che queste forze si annullino e il corpo rimanga fermo. Io purtroppo non ho avuto una grande, cioè non sono bravo, non sono molto diplomatico. Quindi io vi racconto questo aneddoto che è interessante. Qualcuno già lo conosce. Allora, prima puntata di passare di mezzo qualcuno, io scrivo, mi sottopongo alle riunioni sono finiti. Ci sono membri di due persone che non fanno di più, non mancano, rimangono sempre e ognuno di loro dice la sua. Se non dici la tua, non esisti, quindi non affermi la tua esistenza, quindi devi parlare per forza, altrimenti non esisti. Se non ci sono cose giuste da dire, che cosa rimane? Grazie e quella dici, no? Quando finimmo di scrivere la prima puntata dei Bastardi, mi vennero a prendere, mi invitarono a vedere la prima puntata mondana. Mi vennero a prendere alla sezione di Roma con una macchina con i vetri oscurati, sembrava un mafioso russo. Mi presero alla stazione per Paolo e ci portavano questa saletta di proiezione, ci ripresero questa cosa. Io, nella prima puntata del Bastardo di Enzo Falcone, c'è l'omicidio della moglie del notaio. Questo omicidio della moglie del notaio, il notaio era a Sorrento con la sua amante, dove per tre giorni erano stati chiusi in albergo e nessuno le aveva viste. Aragona, che è volgare, triviale, sessista, classista, razzista, milanista, cioè per cosa anche il vento. Cioè praticamente Aragona, interrogando l'amante del notaio, dice la seguente battuta che io lo scrivo. Ma insomma, tre giorni di chiusi, non siete mai usciti, un giornale ridicolo, un caffè in un bar, una maratona, insomma, facendo riferimento alla maratona sessuale. Io vado a vedere queste cose, come sigla, eccetera, eccetera. Tutti quanti attenti a guardare queste cose. Ma non siete mai usciti dall'albergo? Un caffè in un lì, un caffè in un bar, un giornale in un lì, una maratona. Una maratona. Cioè, praticamente, ipotizzando che il padre, la sua amante, con una canottina, tre scarpe, la ginnastica, facessero la famosa maratona del Sorrento, che immagino. Cioè, io mi misi a ridere, e questo dice, perché? Allora, io avevo scritto, come così ci stava scritto, si fa intendendo tutta un'altra cosa, no? Una maratona. E questo è, diciamo, la cosa. Allora, i passaggi di Enzo Falcone sono stati un successo straordinario. Io sentivo che Sirene ha fatto 4 milioni e 800 mila spettatori la prima puntata, i passaggi hanno fatto 7 milioni e 7 in media. E hanno fatto un successo incredibile. Io sentivo dirvi che della prima serie sono contento, non posso, perché la prima serie è molto lontana dai miei libri, molto lontana dai miei. I personaggi sono stati rispettati, il lavoro fatto dagli attori è straordinario, perché gli attori sono stati bravissimi. Devo dire che anche la Rai ha fatto un passo incredibile che non mi aspettavo, perché su Rai 1 un frate serial killer non è così semplice. Beh, ma due ragazze che hanno un rapporto sessuale tra di loro non è semplice vederlo. Quindi la Rai ha fatto molto del suo, però ci sono state le carenze oggettive che nella seconda serie sono state risolte. Quindi io sono contento di dire che la seconda serie sarà certamente, nettamente migliore della prima. Il che non vuol dire che avrà più successo, ma andrà peggio, perché se il programma più visto nella televisione italiana, uomini e donne, questo non mi rassicura, aggiornisce la verità, però se è meglio sono contento. Quindi ci confermi che a novembre iniziano le registrazioni della seconda serie? A metà novembre cominciano a girare, gireranno fino ad aprile, poi comincerà il periodo di montaggio, che finirà verso l'estate. Per cui dovrebbe andare il palinsesto e l'autunno
Esattamente il rotto. E anche il commissario di chat delle televisioni. Anche il chat, sì, abbiamo finito di scrivere la sceneggiatura. Sì, ecco, lo sapevo che deliberate. Faccio che tirare il sentito. Vogliono sapere chi farà le chat. No, non c'è ancora, perché devono innanzitutto individuare il regista. È il regista che poi fa il casting e propone gli attori. Posso dire che il primo attore che è stato proposto, no, il primo attore che è stato proposto, io sono uscito dalla stanza senza capire rispondere, perché questo attore è un'ottima persona. Io ho un comò in camera mia molto più espressivo. Ma chi? Il mio comò è più mobile, cioè non c'ha di sopra il mondo. Cioè il mio comò è molto più. Ma lui se l'ha detto che non è diplomatico. Quindi avrei proposto il mio comò in cambio, come previsto. Maurizio, in primavera abbiamo visto a Milano Ingresso Indipendente, spettacolo portato in scena da Serena Nautini e Tosca Rapino e con la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari. Adesso, la prossima settimana, vedremo al Teatro Totò, perché Massimiliano e Gianfranco Gallo ti hanno coinvolto in questo spettacolo, ma soprattutto hai dato vita a una scuola teatrale per i giovani al Diana. Ma cosa vuol dire tutto ciò? C'è un futuro non più di autore di Noanna, ma di teatro? Ma un napoletano che scrive, finisce per scrivere in teatro automaticamente. Credo che sia proprio il genere di scrittura che noi abbiamo nel sangue tutti quanti. Io dico sempre che a Napoli, per non essere scrittore, devi essere analfabeta. E in quel caso devi fare il nome melodico. Diciamo, quindi non è. Nulla che possa impedire al napoletano di scrivere teatro. Quindi io mi diverto, grazie a Dio, ho fatto due adattamenti, quello di qualcuno volò sul libro del cuculo per la leggenda del sacro, e credo sia venuto anche qua a Casetta, se non sbaglio, che ha avuto un straordinario successo per 3 anni, credo sia lo spettacolo italiano che ha fatto il maggior numero di incrementi. E mi sono divertito tanto. Poi ho adattato Mamet, American Buffalo, per Marco D'Amore, che è un carissimo amico, un straordinario attore casertano, di grande bravura, ed è stato bello e sarà quest'anno un Bellini. Poi ho scritto un'opera ispirata a Don Quixote, che verrà fatta da Peppe Barra e da Nando Paone a Diana quest'anno. Quindi, diciamo, mi diverto molto a scrivere per teatro, lo faccio l'estate, nella settimana di ferie, quindi di volta in volta faccio la cosa, ma adesso le farò l'estate prossima, già sono prenotato per fare una cosa per Fortunato Centino. Quindi mi faccio tutti gli attori di concorso una volta. Comunque, a proposito di ferie, io ho qui delle testimonianze, questo è stato, ho letto un po' di libri tuoi, e sotto all'ombrellone si parlava solo di Maurizio. Si è dovuto mettere un po' a passo perché non aveva mai letto una parola. Adesso ci sono. Guardate, mi messo sotto e adesso devi leggere almeno 4 libri. Ci sono le domande scomode. Qualcuno ultimamente ti ha additato di presenzialismo. Cosa mi rispondi? Guarda, io vado al 20% dei posti dove sono invitato, non più del 20%. Un po' perché non potrei fisicamente andare in questi posti. Un po' perché ho uno sbarramento fatto da Paola, la quale dice no in maniera preventiva, cioè qualcuno la chiama e dice no, però mi è inventato. Quindi il presenzialismo, direi che il fatto bello è che Napoli in questo momento, Napoli e la Campania, ha una vertigo culturale straordinaria. Guardatevi, è sabato sera, cioè sabato sera pizzerie, ristoranti, cinema, voi siete qua a sentire me. Siete qua a sentire loro per la verità, però dovete sentire anche me. Questo che significa? Siamo a San Clemente, no? Cioè, siamo in un normale centro della provincia, in una normale città campana. Quindi non è che siamo a Roma, al Campidoglio, no? Eppure la sala è piena, eppure stiamo chiacchierando e nessuno dimostra fastidio, insomma, diciamo ancora, non sento russare, questa è una cosa positiva. Questo che cosa significa? E Napoli è un momento di grande
bergo culturale. Allora ti chiamano gli scrittori, non chiamano solo i cantanti o i calciatori o chiunque, chiamano anche gli scrittori. Questo è un bene, è un fatto positivo, quindi sono presente quando mi chiamano e sono molto contento. E quindi penso che qui dobbiamo fare un applauso a Maurizio. Allora, dicevo che mi passano i temi, siccome non ho più bisogno di che mi passi i temi, io gli faccio questa domanda: perché ti vesti sempre di blu? Io non so copiare i colori, faccio delle figure pessime, quindi per non avere dubbi, compro tutto dello stesso colore. Vengo preso in giro moltissimo a casa mia, e anche perché mi capita di comprare sempre le stesse cose. Stesse maglioncine, le stesse camicie, la stessa marca, la stessa misura e comodo. Quindi mi vesto in blu per questo motivo. Ma non sarei, diciamo, mi piacerebbe anche sapere quali colori ho fatto. Adesso la domanda. Devo sapere i propri limiti. Una domanda tra pochetto: chi vi ha ispirato il cognome del commissario Palma? Allora, a me serviva uno. Diciamo che i nomi normalmente, i cognomi dei personaggi sceglie Paolo. Invece per i bastardi, per quanto riguarda i bastardi, proprio lo scelto io. E tra i ricordi più cari e affettuosi c'era questo straordinario amico, sempre allegro, sempre entusiasta, che affrontava la vita con ottimismo e con allegria, e quindi ho dato quel nome a questo personaggio. Allora, stasera l'uditorio, diciamo che 50 e 50. Quale un'azione di chiamare così una vittima, ce l'ho. L'uditorio stasera è 50 e 50. Come vedi, io vedo un po' i maschietti che sono tesi, perché ti vedono sempre in televisione. Ma è fantastico, normalmente le platee mie sono 80 e 20. Ma perché sono le donne che leggono la narrativa? Cioè, noi leggiamo i maschi che leggono saggistica, quasi sempre, leggono difficilmente narrativa, leggono, siamo più pratici, cioè come se avessimo meno voglia di storia. Ci leggiamo la saggistica storica, politica, scientifica, di divulgazione scientifica, leggiamo saggistica. Le donne leggono più la narrativa, questo lo dico io, ho fatto statistico, cioè 7,8 su 10 lettori di narrativa sono donne. E donne fra i 35 e i 70. Cioè quindi manco i giovani no, le maschere e femmine. Donne fra i 35 e i 70 sono il 7,8 dei lettori di narrativa italiana. Quindi è un dato di fatto. Stasera sono contentissimo. Cioè, mi complimento con le donne per aver convinto il settore gli uomini della campagna. Perché lo so, diamo soddisfazione. E non dal settore Diamo soddisfazione a questi uomini e diamo adesso mi ricordare. E diamo soddisfazione anche ad alcuni amici presenti in sala che non sono azzurri, qualcuno è bianco nero. Io do il libro a Maurizio perché è una cosa stupenda che fa Maurizio, soprattutto quando legge i suoi testi, però tu come hai fatto una sorpresa un'altra volta, io adesso mi alzo, lascio il posto a Peppe Volpicina e devi raccontare la presa di Torino, la soprattutto l'artefatto della presa di Torino. Allora, Peppe, voi sapete che è un bambino ovviamente di questa città, è un titolo di tutti i tifosi del Napoli. Ora,
Il Napoli batte la Juventus una volta ogni 30 anni in media. E Pepe è la protagonista, come tutti ricordate, di una vittoria del Napoli, che io racconto, è l'unico libro autobiografico che io abbia scritto nella mia vita, che adesso è la settimana, in cui io, con 4 amici, andai a Torino a vedere la partita, convinti che avremmo perso l'altra volta, però uno ci andava perché ci doveva andare. E allora io con questi amici organizzai questa trasferta. La trasferta fu terribile in sé, perché io con questi amici non avevamo soldi. E l'unico amico dei quattro che poteva procurarci un mezzo di trasporto era il figlio di una elettrauto. Questo figlio di una elettrauto si giocava all'epoca di domenica, e soltanto di domenica. Questo figlio di una elettrauto disse: ragazzi, una macchina la trovo io, e prese l'unica macchina che si avviava, perché una macchina all'elettrauto la portò, non si avvia, l'unica macchina che si avviava nell'officina del padre. Questa macchina era una Regata Station Wagon, non so se voi ricordate la Regata. La Regata, io ho visto, cassettoni più aerodinamici. Cioè, la Regata era una macchina terribile, superata poi nel futuro solamente dalla Duna, dalla Multipla. La Multipla, io credo che in qualsiasi paese civile sarebbe reato. Comunque, la Multipla e la Luna, succedeva all'epoca, c'era la Regata. Questo cugino è preso alle 4 di mattina per arrivare poi a vedere Peppe che giocava, e questa Regata manifestò sulla tangenziale il motivo per cui era stata portata alla Regata. Perché il motivo era che c'era una cassetta incastrata nell'autoradio che con la Polaris andava in loop. E a me il lupo due volte si avviava la macchina, cioè avviavi la macchina e partiva la cassetta, che non era fermabile, cioè l'unica volta di fermare la cassetta era spegnere la e la cassetta non si niente, perché di qua la cassetta giusta è un po' ripetitiva fino a Torino, per loro la cassetta era le Little Seeds dei cugini di Campania. Ma io mi ricordo ancora che significa andare a Torino con il ballo di Peppe e anima mia, andava 20 minuti per la strada, tutto ritorno col ballo di Peppe, questo è il ballo di Peppe, questo è il ballo di Peppe, una mano qua, una mano là, guardate, è stato, io li disegnavo però mi termino orrore. Però noi andammo e grazie a Peppe e ai suoi compagni meravigliosi, sarebbe stato, ma eravamo abituati, cioè il tifoso del Napoli è abituato a soffrire, cioè lo sa, è sempre veramente giallo nel colorito, un po' triste, ma tenga la malinconia il tifoso del Napoli. Quindi noi andammo, vincemmo la partita e il Napoli passò avanti alla Juventus e vinse quel campionato. Quindi quella trasferta e il senso della vittoria con un meccanismo bustiano a venire ricordato da anima mia. Dopo anni a una festa ho incontrato l'esperienza del ciclo della stampa, perché qui abbiamo molti amici che amano Torino e credo che a Torino sappiano parlare in italiano e sappiano il congiuntivo. Vuoi dare testimonianza? Sì, successo della stampa. Perfetti, un mio amico giornalista, tifoso del Toro, ci portò al ciclo della stampa e fu feroce, perché il Ciclo della Santa era un centro proprio della Juventus, cioè c'erano Altafini, Cucurello, Curino, tutti quanti là a mangiare, tutti giornalisti, e noi arrivavamo vestiti tutti d'azzurro, no? Sembravano i buffi, arrivavano tutti blu come i buffi, e questi ci guardavano come degli insetti, cioè io, e mi sento un personaggio di Kafka. Noi andavamo, ci mettiamo là a mangiare, questa signora, che seduta proprio davanti a me, mi guarda e fa: senta, ma lei veramente pensa di aver avuto qualche possibilità? E io disse: signora, si dice che abbiate il congiuntivo. E questa fu la mia risposta. E lei disse: ma abbiate o avete, finirà come lei sa. E io dico: sì, signora, finirà come io so. E Napoli inizia la partita. Grazie, grazie a te.
pezzo di riflessione. E c'è l'imperativo di tempo, insomma. Mancava ancora un quarto d'ora, il recupero. Ma nessuno, in campo e sugli spalti, pensò nemmeno per un momento che la Juventus potesse pareggiare. Il vento era arrabbiato ed era un vento del sud. Lo stesso vento che all'ultimo minuto trasportò sulle proprie ali in campo aperta con Pescina Giuseppe, da San Clemente, provincia di Castiglione. In contropiede verso lo sfinito Bacconi che non aveva più miracoli. 1-3 li avevamo lasciati indietro. Non ci presero più per 4 anni. I 4 anni più belli dei malati, quelli che ancora ci avvelenano la vita dello stesso veleno di un cieco che ricorda i colori. Quando l'arbitro rischiò quasi ci dispiacque. Avremmo volentieri ma cavalteggiato per altre 5-6 ore. Troppi schiaffi ci dovevamo togliere dalla faccia. Ricordo che rimanemmo là per una mezz'ora ancora, sorridendo ai ripeti, presi ottusi dalla felicità incredula e dei suffumiggi che Napoli Club Forcella non aveva mai smesso di somministrare. E Dio benedica quei bravi ragazzi e gli porti conforto in tutte le celle dove oggi sicuramente abita. Uscito dal tempio di Evaldo con un futuro che non avevamo quando eravamo entrati, poi ripassare con una regata che era una zucca e ora era diventata una carrozza per il circolo della stampa. Memoria di due occhi azzurri, desideroso di vederli addossati. Vorrei raccontarvi di un travaso di Bille, magari di un nobile sorriso aristocratico. Vorrei dirvi del saper perdere, merce rara. Ma non posso dirvi niente di tutto ciò. Il circolo della stampa era chiuso, spaventato. Quando la sconfitta è così rara, non si sa gestire. Ho un ricordo etichico del ritorno. Nelle mente di una pianura padana invernale e di un'imperatura di gioia, anima mia, torna a casa tua per provare il cugino. E noi tornate, raudi e assolti, la porta chiusa per tenere il nuovo gusto della vittoria e tornammo velocemente, perché in fondo il ritorno è discesa. Ringraziarvi tutti, ringrazio Raffaele. Aspetta, Maurizio. E ringraziando ufficialmente, è difficile. Allora, attenzione, però. Me ne prego. Se non facendo io avrò 15 giorni salvo complicazioni. Allora, Maurizio, alla fine di tutti i suoi libri dedica un'intera pagina di ringraziamento. L'ultima, però, è sempre per la stessa persona. Avevamo preparato un qualche cosa da leggere, purtroppo l'amica che aveva il testo non ci sta, sarebbe malata, però noi gli auguri alla stessa persona che parla di Giovanni qui. Grazie. Una parola al padre Don Gennaro che saluta Maurizio. Grazie. Tanto grazie perché mi hai fatto consolare l'ultima cosa che hai detto, perché io sono originario da tutta la vita. Non potevo leggere direttamente quello che mi ha dato. Perché tanti parli di tanto sono tutti quelli che e quindi mi ha dato la non è vero quindi un paese che è più preferito c'è la roccaforte è un paese che è più felice se non è felice è contento perché hanno creato anche un club di Juventus che semplicemente mi hanno chiamato per benedire, no? Allora, io ho detto questo non è una benedizione ma è un esorcismo. Il piano è andato per morire di sicuro.
Io vi ringrazio. Mi volete di fare una domanda così, perché ho visto che i due romanzi il riferimento anche alle feste, no? Religiose, mi sembra un romanzo, c'è anche un decenato dentro. Non in uno solo, i personaggi seriali, diciamo. Non è proprio una domanda, però è una domanda un po' più seria. Il tuo rapporto un po' con la fede, come? Ah, io non ho questo mondo, non sono così fortunato da essere, da avere questo aiuto, e che mi procura drammatici, terribili problemi. Io chiedevo alla celebrazione del funerale del direttore editoriale di Enate, Stilibro, Serino Cesare, meraviglioso, un uomo ingenuo e entusiasta, ma anche profondamente brutto. E io guardavo quella bara e pensavo a quanto sarei stato felice, veramente felice, se dentro di me ci fosse quella scintilla di pensare che non potrei incontrare ancora. Quindi sono molto, molto, diciamo, vicino e però lontano da questo comporto, con l'età non vedo troppo. Tu però comporti tante persone come quei libri, e quindi non c'è la pilla. Ma c'è passato che tempo divertente. Esatto. Grazie. Grazie. Allora, ma non si deve scappare. Io però, siccome ieri sera avevo promesso che lui firmava le copie, lui mi ha promesso che ti puoi mettere qua vicino al pianoforte, perché tu vuoi proprio quello di me. Abbiamo un piccolo omaggio, lei sì. Ha detto me lo dimentico. Con il conforto, noi che lo offriamo nel caso delle volesse trovare. Antonella Affabile, per questa è più vicino, Beppe, va. Di qua, così da qua, faccio pulire. Aspetta, poi va.
Grazie.
che fanno tanto come tutti altri. Allora adesso la serata continua per 20 minuti.
però ovviamente i musicisti sono pronti, ecco, per favore se ci appoggiamo di nuovo e cerchiamo di creare l'atmosfera, è stata una bella serata. Il Giovanni è veramente un grande affabulatore. Allora, cortesia. Si è passato nei cucini in sala. Così creiamo l'atmosfera teatrale. Adesso viene il periodo della serata, ma sto scherzando per carità, non lo voglio assolutamente, però c'è un collegamento, io pensavo a questo mentre ascoltavo Maurizio, insomma, mi ricordavo un po' i suoi personaggi, c'è un collegamento tra quello che è stato detto ieri sera, quello che ha detto Maurizio e i suoi personaggi. I personaggi di Maurizio, molti di loro, almeno diciamo la parte buona, sono tutte persone che hanno la legalità nel sangue, cioè lottano, rischiano perché la legge sia applicata. Ieri sera abbiamo avuto qua la Capaccione che rischia la sua vita, rischia la sua vita per affermare il diritto alla legge. E anche i personaggi di Maurizio lo fanno. Anche la musica, questa, le canzoni, la ricordare come una cosa che gli ha sottolineato, che io non avevo, onestamente non avevo colto. Perché ma noi è nell'aria qua, cioè noi recuperiamo ogni momento la memoria, le canzoni che facciamo, le persone che sentiamo, le storie che conosciamo, il fatto che venga conosciuto questo affresco, molte persone mi dicevano ma io sono della zona, non ci sono mai stato, è un'opera che sta andando avanti e insomma penso che 5 anni di lavoro stanno cominciando a dare fuori. Perché ho fatto tutto questo? Così abbiamo ricreato l'atmosfera e possiamo adesso ¡Gracias!
Allora, ora, dobbiamo salutare, dobbiamo vedere.